Offrire e domani ancora di più è molto più sostenibile di quella che si poteva offrire 10 anni.
fa, 20 anni fa, che genera molti dei servizi che invece tutt'oggi continuiamo ad utilizzare. Il primo concetto che vi dicevo è quello della sostenibilità sociale e dell'equità. Equità, fate attenzione, non è uguaglianza, è un concetto ben differente. E questo le politiche di pianificazione, in particolare il trasporto, se ne sono sempre dimenticate in passato. Distribuire risorse, incentivi uguali per tutti aumenta la qualità della vita e del benessere della comunità, ma non Scusa. riduce l'uguaglianza. In questo cartone animato il messaggio passa abbastanza chiaro: se io ho tre risorse, le posso dare una a ciascuno, tutti ne hanno, ottengono un beneficio, ma le differenze rimangono le stesse. Ovvero, do di più a chi parte più svantaggiato. Ed è questo che la mobilità sostenibile dovrebbe anche tenere conto insieme all'ambiente e all'economia. Un'altra cosa che volevo condividere con voi è che spesso esistono dei luoghi comuni, delle azioni riguardanti il settore dei trasporti che generalmente vengono considerati sostenibili a prescindere. Quello che vi voglio trasmettervi oggi è che non esiste, così come nella medicina esiste il farmaco giusto per curare un certo tipo di malattia, così anche nella pianificazione della mobilità esistono le azioni giuste per curare certe malattie, azioni sbagliate, anche se fatte con il migliore interesse, possono produrre spesso effetti controproducenti. Vi porto in rassegna due esempi, apparentemente paradossali quanto reali, tristemente reali. Il primo è il rinnovo del parco veicolare. Tutti noi immaginiamo che rottamando la nostra Euro 4, Euro 3, Euro 2 per comprarci una cosa, stiamo facendo un favore all'ambiente. Questo, diciamo, postulato è vero a parità di condizioni, ma spesso dietro al rinnovo del parco veicolare si nascondono anche modifiche dei comportamenti delle persone. In particolare, dato di fatto, la componente che si è osservata negli ultimi 15 anni della percentuale di veicoli alimentati a diesel in Campania si è più che raddoppiata, passando dal 22 al 44%. Perché il mercato per delle logiche che a voi sono molto chiare, è iniziato a pubblicizzarsi che i veicoli nuovi erano più attenti all'ambiente e ha iniziato a introdurre anche nelle SIM-card la motorizzazione diesel, perché più economica, più, diciamo, meno consumante, la differenza di prezzo si è abbattuta sempre di più rispetto alla competitor alimentata a benzina. Di fatto il mercato anche delle SIM-card si è orientato verso i veicoli. Nessuno però ci aveva raccontato che quando siamo andati a rottamare la nostra Fiat Uno alimentata Euro 0, alimentata a benzina, ci siamo comprati una SIM car diesel, abbiamo di fatto inquinato di più noi stessi, perché un auto diesel anche dell'ultima generazione emette più del doppio delle polveri sottili di quella Fiat Uno benzina che siamo andati a rottamare. Di fatto il risultato di questa politica, lasciando che gli economisti lo chiamerebbero il mercato per il rinnovo del parco veicolare libero e magari anche incentivato con degli incentivi che storicamente abbiamo osservato, effettuati dal governo centrale, ma in maniera indiscriminata, cioè cambia del veicolo vecchio perché noi ti teniamo uno più attento all'ambiente e ti diamo un incentivo. Bene, un incentivo uguale e non equo per tutti, ha fatto sì che oggi ci impegniamo di più del 10-15% noi stessi. Siamo stati un po' più attenti alle cose da sera perché i veicoli hanno tutti le magnifiche catalitiche, ma ci siamo autoucciso un po' di più per comprarci le nuove SIM-card alimentate a benzina. Analogamente, ma vado veloce, altre politiche che sembrano essere la risoluzione dei problemi ambientali delle città, tipo le zone a traffico limitate, anche queste, se non opportunamente progettate e pianificate, possono avere effetti controproducenti. Persona tutta una zona a traffico limitata limita l'accesso all'auto. Questo significa che se è in una parte strategica della città dove avvenivano collegamenti, no? Tecnico,
pezzo di città possono allungare i costi di fatto creare più concessioni su altre strade e quindi anche più emissioni inquinanti. Un altro slogan che sentiamo spesso è la mobilità elettrica sarà la soluzione di tutti i problemi di trasporto. In particolare, diciamo, è la bandiera, se vogliamo, della mobilità sostenibile. Guardiamo un attimo in dettaglio quali sono i pro e i contro di questa mobilità elettrica. Sicuramente gli atleti, diciamo, qualitativa, percepiamo tutti che il veicolo elettrico è un veicolo che consuma di più, ma per questo tutta una serie di problemi, cioè emette costa più di un'auto tradizionale, ha un problema di autonomia, sentiamo spesso che non riesce ad andare a grandi chilometraggi senza dover essere ricaricata. E poi c'è tutto il problema della rete di carica per poter alimentare questi veicoli. La situazione attuale ad oggi è questa, esiste un vero e proprio spreco, per usare un termine che va molto di moda in questo momento, tra il costo unitario di un veicolo, una sitcara elettrica e una tradizionale. In particolare un veicolo elettrico oggi costa il 70-100% in più di un'auto tradizionale. Alcuni modelli, ma sostanzialmente invece di 15-30 mila euro il prezzo di un veicolo. A fronte di un costo quasi doppio, l'autonomia invece, diciamo, è la metà o poco meno. Un altro mito che bisogna sfatare è che spesso ha accompagnato la pubblicità di, diciamo, questi veicoli, di questi veicoli elettrici e il falso mito che i veicoli elettrici sono emissioni zero. Addirittura abbiamo assistito a delle pubblicità, direi io molto ingannevoli, oggi se ne vedono un po' di meno, che dietro al veicolo elettrico vi era lo slogan emissioni zero, emissioni zero. Oggi esiste un indicatore riconosciuto a livello globale che misura realmente quanto una politica, una tecnologia, un'azione contribuisce al riscaldamento globale. Questo indicatore si chiama carbon footprint, quindi l'impronta ambientale che una politica, una tecnologia lascia sull'ambiente. Ebbene, attraverso questo indicatore tiene conto di tutto ciò che quella politica o quella tecnologia produce in tutto il suo ciclo di vita, da quando viene prodotto, che genererà gli impatti, quando verrà utilizzato, fino a quando dovrà essere smaltito. Bene, rispetto a questo, il veicolo elettrico non è ad impatto zero. Tanto, quelle che vedete qui, forse si legge poco, sono delle barre che misurano quanti grammi di gas serra emette un'automobile per fare un solo chilometro. La prima barra rossa è l'automobile tradizionale, un mix tra diesel e benzina. Le successive tre barre sono un veicolo elettrico. E tutti quei grammi di differenza? Perché dipende come alimentiamo l'elettricità su questo veicolo elettrico. La prima barra, quella più alta dell'auto tradizionale, è un veicolo elettrico che fa un chilometro in Cina, dove l'elettricità è prodotta integralmente da combustibile fossile. L'ultima barra è ipotetica, ed è un veicolo elettrico che si muoverebbe soltanto alimentato dall'elettricità prodotta da fotovoltaico. Bene, l'Italia, il mix energetico oggi dell'Italia, produce di fatto un veicolo elettrico che è di un 15-20% più performante di un omologo veicolo tradizionale. Questi sono i numeri reali. Per sfatare e farvi fare una risata, anche un altro falso mito che non piacerà agli ambientalisti estremi, anche andare in bicicletta non è a impatto zero, perché per andare in bicicletta, per correre quel chilometro brucerò delle calorie e da me, a meno che non sono a dieta, quelle calorie le dovrò reintegrare nel mio organismo e produrre quel delta calorie un secondo falso mito che vorrei condividere con voi è che l'Europa in particolare sta puntando molto sulla mobilità elettrica per sganciarsi dalla dipendenza dei produttori di petrolio, che sono tre grandi del pianeta, sono Stati Uniti, Arabia Saudita e Russia, sono i grandi monopolisti del greggio e, diciamo, la mobilità elettrica vorrebbe nascere e diffondersi per sganciarsi da questa dipendenza.
Bene, se questo è vero dal punto di vista di rifornimento di energia per questi veicoli elettrici, non è per nulla vero per la funzione di questi veicoli elettrici, per la quale passeremo dalla padella alla brace, perché esiste un solo monopolista del pianeta, che è la Cina, che oggi detiene oltre l'80% dei giacimenti di litio e delle terre rare, che sono dei minerali essenziali per la produzione di tutte quelle tecnologie che oggi sono a bordo di un veicolo elettrico. Di fatto, tolta l'eccezione della Norvegia, che ha ovviamente, diciamo, un costo dell'energia molto basso, la situazione oggi è che in Europa, che spinge molto verso la mobilità elettrica, questa mobilità ancora rappresenta un errore percentuale del parco veicoli circolanti. In Italia la situazione è anche più triste della media europea. Ogni anno vengono immatricolati 2.000 veicoli, lo 0,1% dei veicoli full electric, mentre esiste una fetta di mercato, perché non vi ho commentato questa data prima, ma quella che sembra essere una delle tecnologie più efficienti è quella ibrida, che prende i premi pro e contro della mobilità elettrica e di quella di combustibile interno. Bene, i numeri in campagna sono imbarazzanti. Ogni anno vengono immatricolate 15 auto elettriche, 15, mentre un po' più importante e rappresentativa è la compagine dei veicoli immatricolati ibridi. I trend degli ultimi anni sono in grande crescita, ma anche proiettandoli al futuro con elementi di grande ottimismo, arriveremo nei prossimi 10 anni, se il mercato non subisse uno shock, a numeri comunque marginali. Questo è legato a due fattori importanti. Il primo è la vita utile media che ha un'automobile, che nel nostro paese è di 15 anni, e quindi chi oggi non si è comprato l'auto elettrica tra 11 anni potrà, diciamo, prendere una nuova decisione e quindi eventualmente migrare verso questa mobilità. E in più la crisi economica ha profondamente segnato le immatricolazioni del nostro paese, che sono diminuite post crisi economica e tuttora non hanno raggiunto i numeri di pre-crisi. Quindi qual è, potrebbe essere uno scenario per questi veicoli elettrici? Beh, esiste un caso applicativo dove può avere senso. Se è vero che il veicolo elettrico non è a impatto zero, è vero che è a impatto locale zero. Quindi lì dove cammina non emette niente. E quindi se questi veicoli cammineranno lì dove c'è la maggiore concentrazione di popolazione, benché da un inquinamento di noi stessi potrebbe essere significativo. Queste tipologie di politiche possono essere incentivate attraverso piccole azioni a completamento, tipo la sosta gratis, l'ingresso delle ZTE e cose di questo tipo. Quindi quale futuro immagino e posso prevedere per la mobilità sostenibile della penisola sorrentina portandola verso una penisola verde? Sicuramente lo sviluppo della mobilità elettrica relativamente a un particolare settore di mercato, dunque questa mobilità attira molto, che è la sharing mobility, e a Sorrento, diciamo, in penisola sorrentina, è assente e potrebbe avere una grande potenzialità, perché i numeri come turisti soprattutto ci sono. La Civico Mobility è un noleggio a breve termine che si colloca appunto senza fare competizione con il noleggio a lungo termine né con i tassi o con il noleggio con conducente. È un'offerta di mercato ben dedicata, molto cercata dai giovani che hanno una medio bassa disponibilità a pagare. Bene, la mobilità elettrica verso questo segmento di mercato si potrebbe molto bene conciliare, mettendo ad esempio tutti i comuni della penisola in rete con delle piccole aree di stazionamento di carica di questi veicoli elettrici che ad esempio un ipotetico operatore privato potrebbe gestire. Poi c'è il mare. Riprendere e potenziare questa, diciamo, straordinaria opportunità che ha questo territorio della metropoli mare, che praticamente dovrebbe essere messo a rete con infrastrutture a terra, potenziando i collegamenti meccanici dei porti, che spesso sono carenti, quindi per passare dal porto alla rete viaria
sovrastante, mancano ascensori o altre forme di collegamento sostenibile meccanizzato. Bene, mettendo assieme tutto questo si potrebbe significativamente impattare sul settore del trasporto. E l'ultimo elemento, vado alle conclusioni, che per me è una grande criticità ma al tempo stesso una grandissima opportunità, è l'età media del parco autobus della nostra regione, che è imbarazzante. Oggi un autobus nella nostra regione vive mediamente 14 anni, quando la vita utile tecnica stimata è 12. Quindi la famosa espressione, lo scassone, si rende molto bene l'idea. Bene, se questa è una grande criticità, io la vedo come un'opportunità, perché nei prossimi brevissimi anni ci sarà un'esigenza di rinnovo del parco rotabile eccezionale. Il Ministero dei Trasporti ha stanziato già dei finanziamenti, poi un secondo slot scade a dicembre di quest'anno, dove le amministrazioni possono chiedere il rinnovo del parco autobus circolante. Bene, quello che abbiamo studiato all'università, che lascio, che regaliamo al territorio, è uno studio di fattibilità per verificare cosa comporterebbe a un privato, quindi senza nemmeno un euro di finanza pubblica, rinnovare gli autobus che man mano vanno muovendo, tradizionali, con degli autobus ibridi alimentati per la parte elettrica con dell'elettricità prodotta da pannelli fotovoltaici con cui si poteva attrezzare i depositi o le benzinine delle fermate e quant'altro. Bene, il punto di partenza sembra scioccante perché un autobus ibrido costa quasi il doppio di un autobus tradizionale, ma la leva su cui ci si può agganciare è che consuma invece quasi la metà. Bene, facendo un po' di conti finanziari che non vi sto raccontando, per un esempio concreto, quindi non chiacchiere, abbiamo preso la linea che collega Sorrento con Sant'Agata, abbiamo dimensionato che occorrerebbero 3 auto possibili per erogare il servizio senza scaricare integralmente la batteria, abbiamo stimato i chilometri all'anno, eccetera, 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 abbiamo dimensionato l'estensione di pannelli che occorrerebbe per alimentarli, che è modesta. Bene, i risultati vogliono che un intervento di questo tipo, quindi solo con il buon senso, senza un euro di finanza pubblica, si ripagherebbe in 10 anni. Superati qua, visto che gli autobus da noi durano almeno 14, genererebbero addirittura un guadagno economico per il soggetto privato. E tutto questo generando un 60% di consumi di emissioni risparmiate senza un euro di finanza pubblica. Concludo dicendo che tutti questi buoni propositi, per evitare che sfocino in fenomeni irrazionali come quelli che vi ho raccontato prima, il rinnovo del parco veicolare aumentato da volumi risolutivi nelle città, è bene che siano governati, come si dicevano i relatori prima di me, da un piano della mobilità sostenibile integrato tra tutti i comuni. Perché la mano destra deve sapere quello che fa la mano sinistra e soprattutto la mano destra non deve fare tutto l'opposto di quello che fa la mano sinistra. E solo con metodi tecnici e scientifici di progettazione di questi interventi è possibile trovare soluzioni anche economicamente sostenibili per migliorare la vivibilità e la sostenibilità di questo territorio. Grazie.